Beppe Iodice. Ci sei? Ci sei per l'ultima puntata? Benvenuti all'ultima puntata di Peppi Sud, i Peppe, si Cocco. Ma quanta gente c'è là? Il Bellono, i Muschilli. I Muschilli. I Peppe. Qualcuno è a Muschillilandia. Venite. Ho sentito Fratimo De Mattino. Avvicinati un attimo. Dove faccio? Che stai combinando? Allora, Fratimo, allora io ti devo parlare. Peppe, ti prego, è l'ultima puntata. Basta. Ci sarà un'estate rovente per te. Ma e io ho paura perché ci perdiamo di vista. Tu fai le scorribande, fai il zuzzuello con le... diciamo, con le prenzole sulle banche. Ma le prenzole? Allora, io ti voglio... ho sentito questa cosa. C'è stato un ritorno di fiamma. Che ritorno di fiamme? Piaccio Muschino, spirito qua dietro. Già finisce. Ho saputo che sei ricicciato, stai scavando il cascione del passato. No, questa veramente non la so. Allora, ho fatto dei colori, tutti i colori stai facendo, pure il marrone. Ma e come? Ma perché? Finiscila! Vai no. Con nuovo, andiamo con nuovo. Allora, allora, mi ha chiamato di nuovo. La tua ex signora suocera, Maculata Rodriguez. Ma cambia numero, io senti cambio a me. Numero perché non è che tu levi da me se mi metti a me sulle talentelle. Allora, mi ha detto Maculata testuali parole. Il naso di piaggio, e non so qua fuori. Allora, testuali parole, ha detto dis Altamarros, credo sia tu, io penso di sia a questo punto. Allora, dis Altamarros, che io sono a casa Soyas a Milano, mutuo, ricordo mutuo, allora. E cosa ha fatto Vierno? Se ne fa pure a stagione. Se ne torna di nuovo a casa la mamma, torna annunziata, miece da barro come Isas. Calma Pepe, io rispondo come risponderesti tu. Rispondi come ma culo. Ma non è vero. Tacca tutto su Dom. È vero. Allora Piaccio, devi stare lontano. Piaccio. Piaccio, ci sono i Muschilli. Mattino portaci bacino. Vieni mattino portaci bacino. Fatti bella, mangiati una bella. Basta, fermi, comando io. Allora, ti aggiorizzo. Il maggiordomo a casa si è preso un reddito dell'emergenza, questo broccio. È vero. Allora, messaggio alla nazione e al coronavirus. Prego, Pepe, veramente, basta. Allora, messaggio al coronavirus. Caro coronavirus, ci hai costretto ad un'edizione di Made in Sud senza pubblico. Io un catramato qua fuori, tra Cocco, Mellono, Biagio Condaccio. Allora, il pubblico ci ha amati, ci ha dato il loro affetto, però ti voglio dire che per la prossima edizione tu hai intenzione di tornare, io te lo dico con tutto il cuore, te ne hai affatto. Chiudete.